Salve a tutti da Riccardo Zarfati, vediamo oggi l'operatività per venerdì 12 giugno, quindi ultimo giorno di questa settimana piuttosto convulsa sui mercati. Come ogni giorno vediamo tre indici mondiali e tre materie prime che seguiamo con 12 ETF disponibili sulla borsa italiana. Questo è il quadro riassuntivo, alla fine vedete hanno prevalso anche oggi i segni più, Italia più 0,35%, Germania più 0,60% in chiusura e Standard & Poor's in questo momento più 0,21%. Ciò nonostante al di là dei numeri è stata una giornata piuttosto nervosa perché alle 17 circa o poco prima è giunta la notizia ufficiale che si sono interrotte le negoziazioni tra il Fondo Monetario Internazionale e la Grecia. Questo perché le posizioni sui temi più scottanti, sui temi più importanti, risultano essere particolarmente distanti. Quindi il gruppo greco se n'è tornato a casa e per il momento si è smesso di negoziare. Questo ha prodotto in fine di seduta un certo calo. In quel momento l'Italia stava guadagnando all'incirca 1,5%, guadagno che si è quasi del tutto volatilizzato nell'ultima ora di negoziazione. Per cui indici chiudono positivi, candele saranno positive, ma questo è un fattore di cui dovremo tener conto nella nostra operatività. Per quanto riguarda i dati macro, vendite al dettaglio USA più 1,2%, quindi un buon dato sopra le attese, invece più richieste di sussidi settimanali di disoccupazione delle attese, quindi un dato leggermente negativo. Sguardo veloce alle materie prime, oro torna a scendere, il petrolio per il momento sembra essere uno storno dopo i buoni dati di ieri sullo stock, oggi meno 1,47%, il corn anche debole, meno 0,49%, oggi debole anche euro-dollaro, quindi con il dollaro che è tornato per il momento a rafforzarsi, ma come vedete siamo sempre a quota 1,12, per cui sono 3 o 4 giornate che i prezzi rimangono in stabilizzazione attorno a quei valori. Per cui vediamo le nostre candele, iniziamo dal indice italiano che seguiamo, ricordo, con ETF MIB, eccolo qua. Vedete, naturalmente, a fronte di questo piccolo rialzo, dopo il forte rialzo di ieri, forma una candela verde di trend senza code. Siamo qua tecnicamente in vista di un primo possibile livello di controllo che è in area 23,8, che sappiamo essere una resistenza particolarmente ostica per il sottostante e per questo strumento. Chiaramente qua abbiamo due diciamo fattori divergenti. Da un certo punto di vista, da un punto di vista tecnico, Ekinashi ci dice che può essere iniziato un trend rialzista. Quello che abbiamo ascoltato dai mercati non è sicuramente una buona notizia e questo è poco ma sicuro. Nelle prossime giornate, purtroppo, continueremo a fare i conti con la volatilità, con l'incertezza e con la confusione. Sappiamo anche che magari domani ci sarà un'altra affermazione di un qualunque membro del Fondo Monetario o della Grecia che farà ritornare al rialzo i listini, per cui la situazione è veramente complicata da gestire. Quindi che cosa fare, che cosa possiamo fare noi con questa posizione? Noi abbiamo una posizione attiva naturalmente al rialzo, in questo caso il suggerimento potrebbe essere quello di mettere uno stop in macchina, per cui se l'approfondimento che abbiamo visto iniziare oggi pomeriggio in tarda serata dovesse proseguire domani, chiaramente possiamo mettere uno stop che possiamo mettere poco sotto questo livello di 23, quindi a 22,9. Se dovesse raggiungere quei prezzi, forse è meglio uscire da questa posizione. Per cui manteniamo e vediamo come si svolge la cosa, anche perché c'è da dire che dopo un primo affondo poi i prezzi si sono un po' fermati, anche perché l'indice americano sostanzialmente non ha seguito e sta continuando di buona lena sostanzialmente in moderato rialzo. Vediamo il DAX, ovviamente non cambia la situazione, questo è lo short, eccolo qua il DAX, vedete fa questa prima candela verde, per cui teoricamente anche qua ci sarebbe un possibile inizio trend rialzista, ma chiaramente la situazione per quanto riguarda la Germania è assolutamente analoga a quella dell'Italia. Qua siamo fuori, per cui naturalmente per il momento rimaniamo in osservazione. Lasciamo per il momento da parte il mercato americano che sappiamo sta dando diciamo, poche indicazioni nelle ultime giornate. Passiamo alle materie prime, iniziamo dall'oro, vedete oggi in deciso ribasso, meno 0,77%, e qua fa una candela che sicuramente non è di quelle che invogliano all'entrata, per cui per il momento naturalmente rimaniamo a guardare. Trend laterale che va avanti ormai da diverse settimane in un range parecchio ristretto. Poi qua c'è stata una rottura ribassista, per il momento non ha fatto seguito, potrebbe essere questo un pullback prima di ritornare eventualmente a scendere. Questo naturalmente uno dei possibili scenari.
Sul corner siamo usciti stamattina con un piccolo stop loss, naturalmente qua vedete altra candela rossa, meno 0,86% lo strumento, in questo momento sta riguidando un trend decisamente di debolezza, un trend ribassista. Siamo, come vedete, vicino a potenziali soglie di supporto in forti per venduto di breve, che è rilevante quando si ha a che fare con un trend di medio che è sostanzialmente rialzista per il corner. Vedete questa lunghissima gamba di rialzo fatta dallo strumento, questo è un brusco ritracciamento e ora siamo tornati più o meno a metà di questa gamba rialzista, dove qua c'è un'area potenzialmente di quantomeno di rimbalzo. Per il momento comunque i segnali non ci sono, ne abbiamo visti alcuni di non confermati nelle recenti giornate, per cui per il momento rimaniamo di nuovo in osservazione. Siamo entrati sul crudo stamattina a fronte di questa prima candela verde senza code. Oggi ne fa un'altra, anche nonostante lo strumento abbia chiuso in negativo, però per il momento, vedete, per Equinasci questo non è sufficiente per interrompere l'operatività rialzista. Bene, quindi andiamo a vedere il sommario sui mercati. Abbiamo una posizione long sull'Italia, una posizione che è un po' una scommessa perché qua sul mercato si stanno un po' rincorrendo da qualche giornata le voci che le rendono particolarmente difficile l'operatività, con una certa volatilità decisamente in aumento, e questo in particolare per il mercato italiano. Sulle materie prime siamo fuori da oro e corn e per il momento manteniamo un'attività rialzista sul crude. Questo per ricordarvi l'invito a navigare sul sito oneourtrading.it, tutte le informazioni per ricevere informazioni e soprattutto indicazioni operative per costruire un portafoglio di ETF di medio-lungo periodo. La meccanica è molto semplice: il lunedì viene inviata una semplice newsletter con delle indicazioni operative eventualmente per acquistare o vendere ETF il lunedì mattina a mercato. Basta un semplice conto bancario online per operare, non servono neanche cifre enormi. L'operatività con l'ETF è un'operatività tutto sommato abbastanza tranquilla e sotto controllo. E ricordo comunque la possibilità di registrarsi gratuitamente per ricevere analisi tecnica. I miei contatti, questo è tutto anche per oggi, vi ringrazio per l'attenzione e a domani per un nuovo appuntamento. A presto!